Allora, siamo sulla piazza della stazione Sesto San Giovanni, piazza Primo Maggio, e dove questa notte tra le 3 e le 4 è stato ucciso il terrorista che aveva fatto la strage di Berlino, Anis Amri, che è stato trovato da due poliziotti, gli hanno chiesto i documenti, lui ha tirato fuori la pistola, ha sparato e i poliziotti hanno reagito. La domanda è: come mai era qui a Sesto San Giovanni? Era arrivato in treno dalla stazione centrale e veniva dalla Francia. Ma quello che lascia perplessi è che qui, a poca distanza, a un chilometro, vedete la mia mano da questa parte, alla mia destra, c'è la società OMM Lava Pavimenti, che è quella su cui è partito il tir che è andato a Berlino, e sul tir poi è stato ucciso l'autista. E quindi questo lascia comunque una perplessità per capire che collegamento c'era e che cosa era successo. L'altra cosa che ci domandiamo è che qui, sempre su questo piazzale, vedete quanti autobus, c'è un autobus che porta in Marocco e parte la mattina, quindi probabilmente può darsi che qualcuno, lui non avendo più documenti e non avendo dove andare, qualcuno gli avesse detto: guarda, puoi arrivare qui e prendere questo. E quindi questa è una cosa. Qualcun altro parla che lui comunque aveva avuto dei contatti a Cinisello Balsamo, che qui noi siamo abbastanza vicini, siamo confinanti col comune, quindi la procura di Monza ha cominciato le indagini, le forze dell'ordine pure, e bisognerà capire che collegamento c'era con Sesto San Giovanni. Sicuramente quello dell'automezzo, del tir che è partito da qui per arrivare a Berlino, e qui è sul comune di Cinisello Balsamo, ma è esattamente sulla linea di confine con Sesto San Giovanni ed è a un chilometro da questo punto. Quindi vedremo cosa scoprirà la magistratura, cosa scopriranno le forze dell'ordine. Certamente questo è stato un grosso problema, un grosso dispiacere per gli italiani. Ringraziamo la polizia e le forze dell'ordine per questo loro intervento. Grazie.